Siamo in centro a Parma. Fino a un anno fa questo era un quartiere bene. Poi sono arrivati gli spacciatori. Vanno avanti e indietro in bicicletta ad agganciare i clienti. Queste le scene che si vedono dai balconi. Le racconta una residente che non vuole essere riconosciuta. Dalla mia finestra è un punto di osservazione, si vede il pullulare degli spacciatori che ci sono a tutte le ore del giorno e della notte. Insomma, io fotografo costantemente, ne ho per tutte le stagioni. Questa invece è la sede di una compagnia che faceva spettacoli in dialetto. Siamo qui in un'associazione in cui siamo, non possiamo più fare attività di sera, dopo cena, proprio perché abbiamo pieno di questi spacciatori. E ogni 20 secondi ce n'è uno, 20-25 secondi, ed è un continuo 24 ore su 24. La gente qui vorrebbe più vigili. Con il blocco del turnover, però, non si possono assumere. E così l'assessore chiede di tornare alla leva obbligatoria. Ho suggerito di ristituire la leva obbligatoria, ma perché se si va a parlare con un questore emerge che l'età media di un poliziotto oggi è intorno ai 48 anni, quasi 50 anni. Una volta avevano, chiamiamo così, continui rifornimenti dalla leva obbligatoria. Oggi questo non c'è più. Intanto le denunce cadono nel vuoto. Io sono stata circondata da 9 persone che mi dicevano andare via perché quello era il loro posto, e con aria strafottente mi dicevano chiama pure il 113. Chiamare i carabinieri, cosa li chiama a fare? Tanto quando arrivano loro non ci sono più, quindi... Siamo molto timorosi. Non siamo più liberi in casa nostra. Non siamo più liberi né fuori né in casa.